Capitolo VI. Il cuore nel teatro. Dopo la rivoluzione fallita, Angelo Brofferio si sottrae all'atmosfera tetra e carica di sospetti che pesa su Torino, buttandosi cuore e mente nel teatro, poiché è convinto che il teatro abbia una funzione pedagogica e quindi anche politica, secondo la concezione illuministica. Nell'anno precedente è stata costituita dal re Vittorio Emanuele I la Reale Compagnia Sarda, con lo stanziamento di 50.000 lire a favore di alcuni nobili, tra cui il conte Pio Sasco e il conte Sordevolo, che si occupano di arte drammatica. La compagnia debutta nei primi giorni di maggio del 1821 con grande pompa al Teatro Carignano. Brofferio, passionale e vanitoso, aspira subito a rappresentare le sue tragedie. Nel viaggio di ritorno dalle vacanze nel Monferrato pensa a come distribuire le parti e immagina gli applausi della platea e i fremiti del popolo insorgente, ma arrivato a Torino apprende la notizia che la compagnia si è già trasferita a Genova. Non si perde d'animo e propone il suo Sul Morre al capocomico della compagnia Favre al teatro d'Angen. Dopo 3 giorni il buttafuori gli comunica che la sua tragedia è respinta e il giovane autore si abbandona a un lungo pianto. Passano poche ore e Mancini, il primo attore della compagnia, gli esprime il suo entusiasmo per la tragedia che vuole rappresentare. Brofferio capisce che non ha letto il testo, ma non si lascia sfuggire l'occasione fortunata. Prima delle prove deve sottoporsi al vaglio del revisore, il professor Facelli, una creatura del conte Taon di Revel, fieramente reazionario. Brofferio si reca in via d'Angen 12, a casa del revisore, che lo accoglie con la bonomia del padre di famiglia, ma gli mostra il suo testo teatrale come un camposanto, più pieno di croci rosse che di parole nere. Il censore richiede di cambiare le parole libertà in lealtà, popolo in gente, cittadino in suddito, tiranno in prence, impostura in religione, catene in ghirlande, rivolta in obbedienza, sacro diritto in sacro dovere e così via. E Brofferio cerca di difendere il suo scritto volendo evitare il travisamento completo delle scene e degli argomenti, ma pur di vedere rappresentata la sua tragedia accetta tutto fino a ottenere il permesso dopo un'ulteriore esecuzione capitale delle parole sfuggite ai precedenti esami. Nella distribuzione delle parti viene data importanza assoluta alla prima donna Giulietta Favre, attrice grassoccia e mediocre, ma astuta e dominatrice, e Angelo fa di tutto per ingraziarsela, anche se ha a che fare con due rivali, il conte Pio Sasco, allora settantenne, molto influente per la sua importante condizione sociale, e un dentista, detto il Cavaliere, con un parente cardinale e accreditato a corte, donnaiolo molto gradito alle attrici. Angelo si sente timido e impacciato, inferiore ai due nobili, seppure più giovane e avvenente, è un perfetto bietolone e non riesce a ottenere i favori della frizzante Giulietta. L'autore viene ammesso alle prove e entra in contatto con il mondo teatrale, che lo affascina anche per le belle attrici di facili costumi. Purtroppo la compagnia Favre è composta da attori di non grande talento, incapaci a concentrarsi sui testi, che dicono spropositi e inventano versi, e il giovane rimane deluso e umiliato. Anche i fondali sono di seconda mano e non adatti alla tragedia. Angelo è costretto a distribuire molte mance al suggeritore, al macchinista, al bollettinaro, perché facciano bene il loro lavoro al debutto, e all'illuminatore perché procuri per i lumi un olio sopraffino senza cattivi odori. Il capocomico a sua volta gli ricorda le molte spese sostenute per la messa in scena e chiede un prestito di 60 franchi. Nel complesso il giovane autore deve sborsare 85 franchi e non trova di meglio che andare a impegnare qualche oggetto e chiedere dei soldi all'amico Giuseppe Gerberoglio. È vero che il traje da Angelo Brofferio compare sui muri di tutta la città, ma è finito con i poveracci al Monte di Pietà.
Alla sera della prima di Sul Morre, il debuttante osserva, trepidante e compiaciuto, affluire il pubblico dal fondo di un palchetto. È venuta tutta la famiglia a condividere i suoi turbamenti e le sue esaltazioni. L'esito è felice e l'autore inesperto è grato agli spettatori che hanno accolto con benevolenza un testo straziato dalla censura e rovinato da attori cani. Quel successo richiama su di lui l'attenzione della polizia. Proferio, già schedato per i moti studenteschi, viene convocato al comando di piazza il 22 novembre 1821 alle ore 11. Nell'attesa, sotto il voltone, osserva intimidito e ansioso alcuni militari e civili sospetti seduti su una pancaccia, il frenetico viavai degli impiegati. Il colloquio tra il capo di polizia, un ufficiale a riposo non più idoneo alla guerra, e il giovane si svolge in un ufficio lercio e tenebroso, un ambiente decisamente non rassicurante. Il comandante lo apostrofa come birichino che scrive tragedie. È a conoscenza delle idee giacobine sue e del padre e ritiene una bestialità dedicarsi al teatro. Gli contesta i reati con domande assillanti. Ha partecipato alle agitazioni davanti al teatro d'Angers? È stato ferito? Incarcerato? È stato a San Salvario con il capitano Ferrero? Ha seguito gli insorti ad Alessandria? E Proferio risponde impacciato nelle prime contestazioni, ma afferma con voce ferma che si è fermato a Asti. Il colloquio si conclude con la sentenza di esilio di 6 mesi dai registati. Il reo ha 24 ore di tempo per uscire. Se trasgredisce, sarà incarcerato. Dopo 6 mesi dovrà recarsi all'ufficio di polizia 2 volte al giorno. Proferio, anziché deprimersi, si esalta per la condanna. Esce dal comando di polizia contento come un capriolo, perché può finalmente andare all'estero. Anzi, ci è costretto. E perché può vantarsi che il governo ha paura di lui. Gli sembra di essere diventato un personaggio importante e gli vengono alla mente citazioni di Cicerone, Ovidio, Petrarca e Dante. Con evidente presunzione comunica la sentenza di esilio ai suoi compagni, sperando in una manifestazione di solidarietà, ma nulla accade. E allora si sente infelicemente incompreso. Persino la madre rimane indifferente, mentre il padre si dà da fare per il suo espatrio, affidandolo a un amico, il medico Guercio, che deve recarsi a Genova. Consegna al figlio 20 lire per il viaggio e raccomanda di scrivere a casa solo su sua richiesta. Angelo, eccitato all'idea di andare all'estero, passa una notte agitata con sogni affannosi e alle 5 del mattino inizia il suo viaggio emozionante, immaginando destinazioni esotiche. Guercio non gli fa cenno sulla destinazione finale, che è in realtà la casa dell'amico paterno Baccula a Annone. Un'altra cocente delusione. Angelo lascia dopo 2 giorni la protezione di Baccula perché l'ingegnere è sorvegliato dalla polizia, essendo stato coinvolto nei moti insurrezionali, e va dallo zio Ollino a Santa Caterina di Rocca d'Arazzo. Ma lo zio è sindaco del paese e quindi ha sempre i carabinieri in casa. Trasmigra dallo zio Pavia, che lo sistema in una casa isolata di Mongardino, chiamata il Palazzotto, subito sommersa da una forte nevicata. Quindi viene accolto a San Marzano dall'abate Lazzarini, lontano parente del padre. La convivenza si rivela difficile per la differenza di idee con l'abate e il nipote chierichetto. Angelo non perde il suo buon umore e l'attitudine allo scherzo e fa imbestialire i suoi ospiti alimentando dispute sulla religione e divertendosi a raccontare barzellette sulla creazione, sulla tentazione del serpente e sul diluvio universale. L'abate tenta di redimerlo, ma Angelo sostiene la provocazione e discute sull'onnipotenza di Dio e sulla sua infinita bontà, facendo il proprio caso e ponendo la domanda: perché Dio non dà uguale fede a tutti? Alle accuse di essere ateo e avvocato del diavolo, dichiara di accettare la concezione panteista. Dio è in tutto ciò che esiste, e il libro di Dio non è la Bibbia, ma il firmamento. Lui non ha quindi bisogno di preti che gli insegnino a credere.
Recandosi un giorno nella sua cameretta ubicata in una vecchia galleria, scopre che il chierichetto, apparentemente molto timorato di Dio, incontra furtivamente una bella contadinella in un ripostiglio e commenta sarcasticamente che la fanciulla si fa benedire in mezzo ai topi. Quando imprudentemente si avventura in una passeggiata fuori dal paese e alla vista di due carabinieri deve rifugiarsi precipitosamente nella legnaia della misera casa della giovane, intuisce che lì è nascosto anche il chierichetto. Dopo 6 giorni dalla prima uscita, Brofferio ha bisogno di aria, luce e libertà e rompe le sbarre della sua gabbia. Girovaga felice nella campagna tra San Marzano, Moasca, Calosso, bellissima anche d'inverno con le morbide colline dei vini costellate da paesi e castelli che gli fanno ricordare le leggende dei feudatari narrate dal nonno. A metà dicembre, ormai stanco di quell'isolamento, nonostante la neve e ostacoli il viaggio, si reca a piedi a Torino. Arriva a casa molto provato e viene accolto con pietà dal padre e rifocillato dalla madre. Dopo un riposo ristoratore, il padre gli trova una nuova ospitalità in via Santa Teresa, in casa di un suo paziente, il vecchio generale Galateri, arrivato da poco dalla Russia, portando con sé qualche memoria giovanile di Pietroburgo. Costretto a letto, placa l'infiammazione con decotti di malva. Il militare ha pochissime conoscenze in città e ha bisogno di compagnia, ma pretende da Angelo disciplina e obbedienza, come se fosse suo prigioniero. Lo accoglie bruscamente dicendo che meriterebbe una buona lavata di testa con piombo schietto e si infervora con discorsi che esaltano il regime feudale russo come aurea felicità della giusta gerarchia tra padroni e servi, due razze diverse. Angelo è scandalizzato da quel linguaggio e da quelle idee, ma non può sottrarsi alle quotidiane lezioni di politica e di storia. Dopo 5 giorni il generale riceve la visita di un colonnello dei carabinieri e il giovane si sente in trappola. Dopo aver conversato su questioni generali e su faccende domestiche, il colonnello, puntando gli occhi sul giovane, inizia a parlare degli esuli e dei profughi dei moti e definisce gli studenti la classe più malefica della gioventù. Si vanta di riconoscerli al primo sguardo e l'inquietudine di Angelo aumenta in modo evidente. Il colonnello sembra non avvedersene e continua, criticando la eccessiva lunghezza dei processi sovversivi, e auspica una commissione straordinaria, una specie di consiglio di guerra che emetta sentenze in tempi rapidi, citando in particolare i procedimenti contro i ribelli di San Salvario, di Alessandria e della cittadella di Torino. Si rammarica che il capitano Ferrero sia ancora latitante, ma si vanta che in quei giorni è stato arrestato Cristoforo Baggiolini. Al nome dell'amico, Angelo sobbalza e il colonnello lo fissa con un sorriso cattivo. La situazione sta precipitando. Ma a quel punto il generale Galateri presenta il suo ospite come un nipote proveniente da Berlino, dove ha seguito un corso nel collegio militare e ora è pronto per l'accademia. Il giovane, assicura il generale, è un vero soldato della monarchia e nutre il giusto odio verso i liberali. Angelo è chiaramente in ambasce, ma viene salvato dall'arrivo del padre, a cui chiede di non rimanere più in quella casa. Giuseppe Brofferio si sta dando da fare per ottenere la revoca della sentenza e per qualche giorno Angelo si nasconde nella torre di casa, fino a che, per gli ottimi uffici del maggiore d'Ancona, amico del padre, ottiene la libertà e si sente restituito al mondo. Viene anche riammesso all'università e perciò deve lasciare gli ozi letterari e i divertimenti e prepararsi intensamente agli esami. All'inizio di agosto sostiene l'esame di diritto privato e viene promosso con voti mediocri, mentre per sua fortuna l'esame di diritto pubblico, quello più impegnativo, viene rimandato a dicembre. Ha un po' di tempo a disposizione e non si fa sfuggire l'occasione di prendere contatto al teatro su Tera con il capocomico Moncalvo, detto il Meneghino, che è privo di istruzione ma ha l'istinto di attore e la sua compagnia ha molto pubblico. Di lui si racconta la storia curiosa che fosse un cavadenti che prima dell'operazione ipnotizzava i clienti con favole deliziose e, visto il successo delle sue interpretazioni, avrebbe deciso di fare teatro.
Proferio va a incontrarlo ed è deluso dal suo aspetto. Un omicciattolo brutto vestito da salsicciaio che parla in dialetto milanese. Gli propone Il Corsaro, un dramma che è attratto dall'opera di Lord Byron, senza una struttura drammatica adeguata, ma che si avvale di buoni effetti di scena. Moncalvo, non trovando una parte per sé, rifiuta. Un suo attore, Luigi Feoli, però, interessato a interpretare il personaggio del padre nobile, suggerisce al giovane autore di proporre il dramma nelle serate stracche, quando le sale sono vuote. Gli consiglia di ricercare l'appoggio dell'amante di Moncalvo, Regina, la prima attrice. Proferio non fatica a ottenere l'assenso di Regina e si rivolge a Moncalvo offrendogli la parte del guardiano dell'harem. Il capocomico divertito accetta di fare l'eunuco, ma impone che sul manifesto compaia che il testo è stato scritto appositamente per lui. Moncalvo abbandona le prove perché è costretto a inseguire Regina, fuggita con un parrucchiere. Forse è solo un intrigo perché la parte va da Feoli, che porta a successo il dramma, replicato per 9 serate. Dopo qualche giorno dal debutto, Moncalvo rientra in teatro solo, scornato e mogio, come un gatto dopo la stagione degli amori, ma dopo il ritorno di Regina è consolato dall'amante e dagli incassi. Come i diritti d'autore, Angelo riceve un palco di terzo ordine per tutta la stagione, con grande soddisfazione della madre e delle sorelle, che ci vanno quasi tutte le sere. Dopo il successo di Il Corsaro, Proferio, incoraggiato dalla considerazione dei capocomici e dalle buone grazie delle attrici, scrive subito un altro dramma, La foresta dei fantasmi, in cui mette in scena streghe, che vuole belle come l'attrice Luigia Pizzamiglio, di cui si è invaghito. Anche questa rappresentazione piace al pubblico, ma riporta pareri negativi dai critici, che giudicano i suoi drammi piagnucolosi, zeppi di passioni esagerate e di situazioni false. Il giovane autore non si lascia deprimere e, fiducioso nelle sue multiformi capacità, cambia genere e scrive la commedia Due terrazzani in Torino, con protagonisti due sposi nobilucci del contado che vanno in luna di miele nella capitale da parenti accreditati a corte. Il censore Facelli esercita i suoi tagli, contrariato da come vengono burlati i nobili. La commedia viene rappresentata solo 3 volte con discreti applausi. Angelo, sempre più dominato dalla vanità di autore, propone alla compagnia di Moncalvo una nuova commedia, Il ritorno del signor zio. Nel frattempo viene cercato dalla compagnia Belloni, che lavora al teatro d'Angen ed è in aperto contrasto con Moncalvo. Si presentano a Proferio il capocomico Belloni e la figlia Luigina, che fa le parti di prima amorosa. Il fascino dell'attrice seduce subito Angelo, che accetta di scrivere un'opera per loro, anche se deve affrontare le rimostranze di Moncalvo. In 5 giorni, ispirandosi a Walter Scott, compone Il castello di Kenilworth, che raccoglie molti consensi. Vanno in scena 2 sue opere contemporaneamente con analogo successo e, anche se hanno manchevolezze e difetti, piacciono per la carica emotiva dei personaggi, per l'intreccio appassionante e per il carattere schietto dell'autore. In autunno Angelo prepara l'esame di diritto pubblico, che consiste nella discussione di 12 tesi estratte a sorte da sostenere con le argomentazioni dei dottori della legge. È assistito dall'avvocato Tonello per il diritto civile e dall'avvocato Calamari per il diritto canonico. Deve sostenere 2 tesi. Il tribunale ecclesiastico come unica sede per il giudizio dei preti e la pena di morte. Sono tesi assolutamente contrarie alle idee di Angelo, che si dichiara seguace di Beccaria, ma se lo studente vuole diventare dottore deve fare violenza alla sua coscienza. Per laurearsi deve anche esibire il biglietto di Pasqua, cioè la confessione e l'assoluzione di buon cristiano. Angelo da molto tempo non frequenta la chiesa e non segue le pratiche religiose. È invece assiduo nella soffitta della bella cucitrice Caterina, dove si reca anche 2 volte al giorno. Il giovane è attratto dalla ragazza e non nasconde la gelosia per altri corteggiatori. Ha conosciuto la Forosetta, che sarà il modello per la Carolina delle sue canzoni. Al 4° anno di giurisprudenza, andando ogni giorno dal ripetitore che abita proprio davanti alla Sartina.
convince l'amata, anche lei non praticante, a confessarsi e a procurargli l'attestato richiesto, ma il frate confessore colpevolizza Caterina per i suoi peccati e le nega la soluzione. La ragazza prova una vergogna tanto forte da interrompere la relazione con lo studente, che rimane senza amante e senza certificato per la laurea. L'amico Beraudi trova infine un prete accondiscendente che fa finta di confessare Angelo, ma in realtà parla di tartufi e di vini. L'esame di laurea è fissato per il 7 febbraio 1823. E Proferio si veste in modo appropriato: calzoni corti di seta nera con fibbie d'argento, calzette di seta nera, scarpe con fibbie, cravatta bianca, panciotto di seta nera, vestito nero a coda di rondine. Si mette sotto il braccio il fascio delle tesi, pronto a recitare la commedia dell'esame con attori, i professori. La commissione accoglie con sorrisini e occhiate sarcastiche l'autore comico che vuole diventare avvocato, ma il candidato ha la lingua sciolta come un pappagallo dalle penne paonazze e ottiene un giudizio positivo anche da un grasso reverendo rappresentante della curia, che rimane in silenzio, ma è il personaggio più importante della commedia. Infine gli vengono attribuite le insegne prodottorali sotto l'alto auspicio del vescovo e quindi del papa, perché è vigente l'antico concordato con la Santa Sede che attribuisce al Papa l'alta sorveglianza sulla pubblica istruzione e anche sulla scienza, considerata alleata del diavolo. Ottenuta la laurea, Angelo si vuole subito distinguere dagli avvocati che usano le leggi per fare soldi attraverso cavilli, formalismi e sofismi. Intende considerare la giurisprudenza come filosofia e arte oratoria per ottenere giustizia e verità. E rifiuta il mestiere del leguleio trafficante, erudito di legislazione, ma incolto e ottuso, coperto dalla parrucca come una mummia. Nel suo cuore, però, il poeta prevale sull'avvocato e butta via gli ispidi quinterni legali. Scrive un'altra tragedia, Calloda. Vorrebbe rappresentarla al Teatro Carignano e riesce a far arrivare il testo al conte Pio Sasco della Reale Compagnia Sarda, che rifiuta il lavoro perché l'autore è troppo giovane. Angelo ribatte che è Pio Sasco ad essere troppo vecchio e fa stampare a sue spese la tragedia, che non legge nessuno. Dopo pochi giorni scrive un'altra tragedia, Eudosia, e la sottopone a Stanislao Marchisio, autore di successo, che in una lettera del 22 giugno 1823 esprime la sua valutazione. Proferio ha buone possibilità di diventare poeta tragico, ma deve ancora studiare molto per arrivare a una composizione originale. La tragedia è semplicemente un'imitazione di Alfieri con quattro personaggi poco convincenti e dalla condotta inverosimile, mentre i personaggi tragici devono avere ben altra tempra. Quel giudizio motivato fa sentire Angelo inadeguato rispetto alle sue aspirazioni. Ma è salvato dalla depressione da un biglietto elogiativo fattogli pervenire dalla contessa Josephine Ioannini, donna arguta, creativa di idee e di parole. Nel contempo, il marito, che è un alto magistrato e scrittore di versi lirici, lo sollecita a scrivere patri ritornelli e gli dedica un sonetto scherzoso. Nel salotto Ioannini, Proferio incontra poeti e letterati e con la figlia Matilde inizia a studiare l'inglese alla scuola del maestro Luigi Calcina, declamando ad alta voce versi di Shakespeare, Pope e Byron. È invitato anche nel salotto della contessa Matis, donna colta, il cui marito è scrittore di novelle e romanzi. Qui ha l'onore di ascoltare la lettura dei suoi componimenti fatta dalla famosa Carlotta Marchionni e dal grande attore Francesco Righetti della Reale Compagnia. Frequenta anche la casa dell'impresario alessandrino Isidoro Caldani, di mente acuta e ardente repubblicano, che a 50 anni conserva l'entusiasmo giovanile per le associazioni segrete. Ha appena sposato Madamigella Soulègre, bella e ricca aristocratica parigina filo-borbonica, e Angelo si chiede come facciano a stare insieme due creature così diverse. In casa Caldani incontra avvocati, magistrati e ufficiali, tra cui il maggiore Bordino, un sottile intelletto imprigionato in un corpo obeso che professa idee liberali ma senza illusioni sulla partecipazione popolare, e l'avvocato Bertalazzone,
amico di patrioti, con i quali Broferio stringe amicizia. Su suggerimento dell'avvocato Girolamo Mattirolo, incontrato in casa Ioannini, inizia a frequentare la scuola di eloquenza di padre Manera, un gesuita napoletano, prima predicatore a Roma e ora all'Università di Torino. Di primo acchito il giovane Broferio, lettore appassionato di Voltaire e Alfieri, è perplesso all'idea di apprendere l'arte oratoria da un gesuita, preoccupato delle possibili reazioni degli amici liberali, i quali però lo rassicurano che nessuno potrà cambiare le sue idee. La scuola si tiene nel convento di San Francesco da Paola ogni sabato mattina ed è molto frequentata. Il gesuita non è un letterato, ma ha un'attitudine naturale all'eloquenza e un metodo coinvolgente, invitando gli studenti a leggere pubblicamente i loro componimenti e impegnandoli in libere dispute filosofiche. La scuola diventa in breve tempo una vera e propria accademia, con allievi che faranno una buona carriera nell'avvocatura, nella magistratura, nei ministeri e nella politica. Padre Manera accoglie il nuovo allievo seduto a un tavolino con la Divina Commedia aperta. Ha la faccia pallida, illuminata da occhi vivaci e incorniciata da capelli nerissimi. Commenta Dante con voce simpatica e piacevole e, dopo averlo letto, bacia il libro in segno di rispetto. Conclude la lezione con una favola che parla di un'aquila, simbolo del gesuitismo, e di una biscia, simbolo dell'opinione pubblica. Quindi ringrazia Broferio della presenza, sperando che si instauri un clima di aiuto reciproco. Angelo diventa rapidamente il più abile con le parole e le argomentazioni e si contrappone da sinistra con un gruppo di dissenzienti agli allievi della maggioranza di destra, capeggiati dal De Bayer, che condivide le idee di padre Manera. In mezzo si colloca un terzo partito, che Angelo denomina sarcasticamente la Malva, con a capo Aprati, che compone versi sullo stile di Parini. Broferio è il più attivo a presentare orazioni, racconti, prose, versi. Legge il suo romanzo inedito Le lacrime d'amore e improvvisa ottave su argomenti politici e amorosi. Si rifiuta però di impegnarsi a discettare sulla religione, sulla storia dei Savoia, sulla filosofia cristiana, di cui si occupano altri allievi, che lui chiama chierichetti. Padre Manera tollera quelle esercitazioni, ma quando Angelo legge il suo Carme, Lamento di Dante, dichiaratamente contro i tiranni, il gesuita lo contrasta apertamente, sostenendo che Dante non è mai stato favorevole alle agitazioni popolari. L'episodio fa clamore in città e lo studente Broferio viene ammonito dal censore dell'università ed escluso dall'Accademia di Eloquenza. Poco dopo, padre Manera lo riammette a condizione che non si occupi più di argomenti politici. L'estro di Angelo si esprime allora nella composizione di qualche canzone amorosa, peraltro non apprezzata da padre Manera, sull'esempio dei componimenti del poeta arcade Jacopo Vittorelli e dei suoi autori lirici preferiti come Anacreonte, Ovidio, Metastasio. Dedica una canzone, Il Tempo, al padre gesuita, il quale rifiuta le sentenze da epicureo, le dottrine da scettico e l'impietà da pagano e allontana un'altra volta Angelo dalla scuola. Lo riammette qualche tempo dopo e accetta un confronto diretto sul ruolo dei gesuiti. Per Manera, i seguaci di Loyola operano per il progresso, garantiscono l'ordine, la giustizia, la verità e la religione, sostenendo la monarchia. Angelo critica i mestieranti della teologia che abdicano alla ragione e afferma di trovare nella propria anima il grido supremo del cielo, un grido occulto e misterioso che aspira a comprendere. Padre Manera, riconoscendo molti e rari doni di natura e una fervida immaginazione in quel giovane sciagurato e senza fede, che fa pessime letture, si impegna a salvarlo. Ma, come predetto da Bertalazzone e Caldani, non riesce a convertirlo. Angelo non ha più contatti con i cospiratori, frequenta le distinte famiglie della capitale, fa nuove conoscenze di persone influenti e di letterati e si diverte con gli amici nei caffè e nelle birrerie, mentre continua a scrivere per il teatro. Costruisce la nuova tragedia Druido di Nisfela, imitando lo stile, le immagini e i versi di Ossian, dopo le esagerazioni politiche e la volta delle esagerazioni letterarie. L'opera verrà messa in scena 2 anni dopo,
al Teatro Sutera dalla compagnia Bon e Romagnoli. Nella primavera del 1824, in casa di Madame Menabrea, originaria di Chambéry, donna non più giovane ma ancora avvenente, incontra l'abate Borson, amabile e arguto conversatore che unisce alla poesia la passione per la mineralogia. In casa Giacosa viene a contatto con il mondo degli artisti e dei musicisti, tra cui Rossini e Mercadante. Con Madama Menabrea e la signora Giacosa, Broferio va per la prima volta in montagna nel luglio del 1824. La prima impressione è che le montagne siano un prodigio di creazione, ma poco più che sorelle dei suoi amati colli astigiani. Quando, dopo un viaggio disagiato su un carrozzone trainato da tre muli e pagato a caro prezzo, arriva in vista del Moncenisio, Angelo si dichiara deluso, preferendo alla realtà l'illusione fantastica della descrizione del poeta Pindemonte. Quell'estate del 1824 è per lui molto divertente. Angelo soggiorna alla Calunga di Caldani, vicino a Valdichieri, dove trova molti invitati interessanti e una ricca biblioteca. Poi, nell'andare a Milano con l'amico Pacchiarotti, che ritorna a Voghera, si ferma ad Alessandria, dove si commuove al ricordo della battaglia di Marengo e della resistenza della cittadella nel 1821. Il 10 agosto è a Pavia. E ha qualche difficoltà con il passaporto, risolta con l'aiuto di un contrabbandiere. In città visita l'università, indignandosi di vedere la statua dell'imperatore austriaco a protezione degli studi, un controsenso, dal momento che proprio Francesco d'Asburgo vuole i suoi sudditi ignoranti e sottomessi. Ammira la Certosa e poi su una barcaccia naviga per 7 ore sul Naviglio per arrivare a Milano. Si reca all'Arco della Pace, iniziato dai francesi e ultimato dagli austriaci, e Pacchiarotti gli fa da guida appassionata e competente alla Galleria d'Arte di Brera. Angelo però vede nelle sale espositive troppi quadri ammucchiati fuori dall'ambiente per cui sono stati creati e esce con il mal di testa. Invece lo emoziona l'incontro con lo scrittore Davide Bertolotti, a cui si presenta come suo concittadino e come innamorato delle lettere. Gli legge le sue canzonette politiche e amorose, che lo scrittore apprezza e propone di pubblicare su Il Raccoglitore, un foglio letterario molto diffuso a Milano. Il giovane Broferio è al settimo cielo, ma deve tornare a casa perché sono finiti i 200 franchi a disposizione per il viaggio. Il padre, nonostante assista con soddisfazione ai successi del figlio, continua ad insistere perché inizi la professione, al fine di mantenere l'indipendenza e aiutare la numerosa famiglia. Angelo accetta di malavoglia di fare un periodo di pratica all'ufficio dei poveri, nello studio dell'avvocato Colla, senatore di idee liberali, ma non trae alcun vantaggio per la svogliatezza con cui assolve all'incarico. Molto meglio per lui fare una nuova vacanza nel settembre 1824 a Pancallieri, dalla signora Giacosa, dove trascorre quasi un mese, riprendendo il testo dell'Eudosia e scrivendo qualche lirica per Il Raccoglitore. Angelo dedica molto tempo alla lettura di Chateaubriand, che diventa uno dei suoi scrittori preferiti, nonostante le idee legittimiste e religiose. Si esercita a suonare il pianoforte con il maestro Peveraro e si dedica a insegnare a Celestina, la figlia di 9 anni della signora Giacosa, storia, geografia e letteratura, e a declamare per lei i versi di Ossia, Monti e Alfieri. Al ritorno riesce ad avere un appuntamento con Pio Sasco nella casa in via Po 22 per proporgli Eudosia. Il colloquio si svolge tra un vecchio burbero e scostante e un giovane autore forzatamente gentile e modesto. Pio Sasco rifiuta la tragedia in versi, che rischia di essere fischiata dall'esigente pubblico del Carignano, ma Brofferio, usando tutta la sua capacità persuasiva, lo convince almeno a leggere il testo. Dopo 3 giorni, il capocomico Bazzi comunica all'autore che la tragedia sarà messa in cartellone dalla Reale Compagnia. Brofferio si è fatto un bel giovane, con un viso intenso e seduttivo, dal portamento elegante e dalla conversazione brillante, e scopre quanto siano importanti le donne. Non soltanto le belle attrici o le sartine disponibili alle avventure amorose, ma anche le signore che tengono i salotti. Sono loro che, sensibili al suo fascino, diventano le più convinte sostenitrici dei suoi sogni giovanili. Lo introducono nel mondo degli aristocratici, dei letterati, dei professionisti.
gli offrono comode vacanze per comporre le sue opere, lo ascoltano declamare i suoi versi, applaudono i suoi successi a teatro. Anche la scuola di eloquenza diventa fondamentale per l'apprendimento di quella tecnica oratoria che lo renderà famoso come giornalista, come avvocato e come politico. Per lui è un esercizio di creatività della composizione e del discorso, finalizzata all'esaltazione dell'espressione teatrale e narrativa. Con quelle opportunità così favorevoli al suo estro, perché mai Angelo dovrebbe ascoltare il padre e intraprendere la grigia professione del leguleio? Vive anni divertenti e mondani, salvo le parentesi non certo penalizzante della condanna a un esilio sulle colline di casa. Si allontana dalla passione politica, anche se continua a essere un utopista giacobino e anticlericale. Fantasioso interprete di se stesso, sogna di diventare il nuovo Alfieri delle scene.